Una mostra fotografica negli spazi dell'Urban Lab a Torino racconta come si vive oggi nel contesto ad alto valore architettonico e urbano del quartiere Bella Vista di Ivrea, realizzato tra il 57 e il 75 e ancora oggi caso di studio unico. Lo abitano ormai comunità diverse da quelle per cui fu progettato. Le ha intervistate per l'occasione la giovane studentessa Viviana Martorana. Le fotografie esposte sono di Paolo Mazzo e mettono in luce buone pratiche, opportunità e questioni aperte, portando all'attenzione le sfide della conservazione di una realtà unica, classificata da UNESCO Patrimonio Industriale del XX secolo. Sicuramente un'esperienza di grande spessore, di grande umanità, dove si mescolano tutti gli stilemi della mia professione, per cui è la capacità di guardare, ma anche la capacità di ascoltare, per cui il rapporto con le persone, con i soggetti che ho ritratto, è stato proprio uno scambiarsi dei pezzi di vita, loro sono stati così carini e sempre così disponibili a regalarmi dei pezzi del loro passato, però anche del loro presente. Non solo per una testimonianza, ma proprio come ponte e traghetto tra un passato che comunque ha caratterizzato e ha dato un carattere forte a questo quartiere e quello che probabilmente o speriamo che sia il futuro. Quindi noi fotografiamo appunto un momento storico come traghetto tra un passato e un futuro. Io di mio ho messo tutte le mie capacità, che ormai sono, diciamo, pluriennali, perché faccio fotografo da più di 30 anni e quindi mi sono impegnato molto, ma anche perché questo genere di lavoro è uno delle cose che io preferisco fare, per cui lavorare con delle realtà complesse, che hanno diverse sfaccettature e diverse implicazioni. Molto spesso io lavoro con delle città o dei quartieri o dei pezzi di città che hanno a che fare con delle grandi aziende, per cui ho lavorato con la Falck di Dongo, anche all'estero ho lavorato con delle altre città minerarie, carbonarie in Romania, ho fatto delle cose diverse. Questo è naturalmente un percorso lungo perché va avanti da ormai qualche anno che io lavoro con Ivrea e mi piace perché nel lungo periodo vedo anche i miei cambiamenti, per cui il mio modo di approcciare questo genere di racconto cambia a seconda di quelle che sono un po' le specificità del luogo, ma anche le mie specificità.